Poracci, bentornati o benvenuti sul canale. Continuano a impazzare i rumor intorno alle prossime mosse di Nintendo, ma questa volta, dopo le speculazioni a riguardo del 35esimo anniversario di Mario e alla possibilità dell'annuncio della tanto agognata 3D Mario Collection, ci sono interessanti novità riguardanti l'altra colonna portante della scuderia Nintendo, ovvero The Legend of Zelda. Uno dei suoi capitoli più controversi, infatti, Skyward Sword, potrebbe tornare in una versione remastered su Nintendo Switch. Prima di scoprire come si sia originato questo rumor e se effettivamente possiamo prenderlo per valido, mi raccomando, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sul mondo Nintendo e dei videogiochi in generale. Iniziamo! A dare il via al treno delle speculazioni è il sempre attentissimo Wario64, che tramite un post su Twitter ha fatto notare come sia apparsa dal nulla una scheda prodotto molto interessante su Amazon UK. La divisione inglese del famoso rivenditore online riporta una pagina prodotto, al momento non più disponibile, dedicata a una fantomatica versione per Nintendo Switch di The Legend of Zelda Skyward Sword. Non ci sono ovviamente foto del box, e sebbene l'oggetto presenti il codice ASIN, una sigla identificativa per tutti gli oggetti presenti sul sito, tutta la pagina è un grandissimo placeholder. Abbiamo una data provvisoria indicata al 1 gennaio 2021 e un prezzo tirato a indovinare di 69,99 sterline. Ora, sebbene in passato le schede prodotte su Amazon abbiano anticipato i reveal ufficiali del gioco, potrebbe trattarsi anche di un semplice errore più che di una svista. Ma visto le ultime mosse di Nintendo, pensare al possibile approdo di Skyward Sword in una versione rimasterizzata per Nintendo Switch non sembra dopo tutto un'idea così assurda. Si tratta, conti fatti, dell'ultimo Zelda in 3D a non aver ricevuto alcun tipo di porting, remastered o remake. E in vista del 35esimo anniversario della serie, che cadrà l'anno prossimo, Skyward Sword HD potrebbe essere un ottimo modo per aprire festeggiamenti in attesa di Breath of the Wild 2. Tra l'altro, sebbene non si tratti di certo del migliore tra gli Zelda in tre dimensioni, Skyward Sword è uno di quei capitoli che va riscoperto assolutamente e merita di essere restaurato a dovere. Il particolare art style, graziato da una direzione artistica che lo distingue da quanto visto negli altri episodi della serie, merita di essere slegato dai limiti hardware della Wii per essere apprezzato in alta definizione. In più sarebbe l'occasione perfetta per riscrivere da zero il sistema di controllo, a mio avviso il vero tallone d'Achille della produzione. Basato esclusivamente sull'uso del Wiimote e delle novità introdotte dal Wii Motion Plus, ho sempre pensato che il gameplay di Skyward Sword potesse giovare enormemente dall'implementazione di un sistema di controllo classico, e in questo caso Nintendo sarebbe costretta, per forza di cose, a ripensare in modo radicale i comandi di gioco. Sperando quindi in un'operazione di remastered tutt'altro che pigra e magari tendente più verso gli idi del remake, do quasi per scontato che vedremo Skyward Sword su Switch, anche se credo se ne parlerà molto più avanti, a 2021 inoltrato. E voi poracci, cosa ne pensate? Riscoprireste con piacere questo capitolo anche se lo avete già giocato su Wii, oppure preferireste che Nintendo si concentrasse su altri titoli? Come al solito, vi aspetto nei commenti. Li leggo tutti con piacere e cerco di rispondere il più possibile. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Io sono il Poro Michele. Rumor, Remastered, Remake, ciao!